Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario e Luigi, Superstar Saga più Scagnozzi di Bowser. Nello scorso video ho finalmente recuperato il martello e abbiamo anche scoperto che il principe fagiolino era stato tramutato in un mostro dalla strega Sogghigno. Quindi ora ci tocca arrivare a castello, presentare una rosa che ci ha dato il principe e vedere che cosa succede. Bene, possiamo subito proseguire da qui. Aha, ci servirà subito Hammer, martello. Yeah, rompo tutto, rompo. Oh, ma questo alla fine potremmo anche romperlo così, perché no? Mario, perché ci impedisci le azioni più semplici? Ah, potrei anche usare il martello, eh? Ah, perché il martello però ne fa spruzzare di meno. Bello. Interessante questa. Allora, mettiamoci bene come sempre, Luigi. Bene. Vagoncino dei misteri, direzione Piedi del Monte, capienza una persona per vagoncino? Ah, però quello ci porta ai Piedi del Monte, ma se io invece vado di qua mi sa che non si può fare niente di qua, vero? Che piacere, è da tanto che non si vedono stranieri da queste parti. Ora, se proprio volete usare questi vecchi vagoncini, io non ho nulla in contrario. Attenzione però, nessuno sa dove conduca quella ferrovia. Ma se ci salite e saltate un po' potete vincere diamanti usando il salto. In caso di pericolo usate la lampada per farvi luce. Ah, ci sono ricascato. I miei soliti noiosi discorsi da vecchio. Prima le istruzioni, buon uomo. Allora. E la faccio un pochino più veloce, sennò non finisce più. Iniziamo gli esercizi. Prima, in questo modo non si vede niente. Mario, prendi questo e prova a premere A. Muovi il pad scorrevole e adesso si vede bene. Ciao Luigi! Ah, prova ad illuminare Luigi. Ben fatto, figliolo. Sai che Luigi non può vedere nulla. Puoi aiutarlo in qualche modo? E adesso il salto. Salta con A. Luigi salta con B. Oh cavoli, questa non sarà facile, mi sa. Ok, come raccogliere diamanti? Se li troverete, dovete assolutamente prenderli. Basta toccare diamanti. Luigi, tocca a te, prendi i diamanti. Ah! La grotta nasconde molti pericoli. Possono cadere oggetti o apparire minacciosi fantasmi. E se... È importantissimo riuscire ad evitare tali pericoli, altrimenti si perdono i diamanti raccolti. E ora dovresti evitare gli ostacoli contemporaneamente. Ma se gli ostacoli si vedono anche senza la luce, va benissimo allora. Vi spiego una cosa molto importante. La torcia di Mario con il passare del tempo illumina sempre di meno. Perciò prima che si consumi del tutto dovete trovare le batterie. Alleniamoci per imparare a prendere le batterie. Ah, questa era di Mario, non di Luigi. Solo a Mario la batteria. Wow, proviamoci. Io penso che illuminerò sempre Luigi. Perché alla fine, cioè... È Luigi quello che ci vede di meno, no? Ah, ma dovevo saltare lì? Perché Mario mi sembrava abbastanza alto da riuscire a prenderla pure senza... Vabbè. Fatto.
primo livello te la fanno molto semplice. Va bene, ci può stare. Siete tornati. Questa è l'ultima fermata della lunga rotaia della mia vita. La vostra avventura però è appena iniziata, per cui dateci dentro. E qui niente. Va bene, quindi in realtà qui non c'è niente, sempre lui. Hammer! Un attimo! Ah, i fratelli martelli. Ci siamo dimenticati di una cosa! Non vi abbiamo mai spiegato come usare i martelli in battaglia. Volete saperlo? No, l'ho già fatto, grazie. Non siete obbligati a chiederci di condividere la nostra immensa conoscenza dei martelli, ma... Ah, volete... A volte mi chiedo cosa ci facciamo noi qui. Se ce l'avete già pure voi, martelli, noi cosa siamo? Inutili! Ah, oh, che destino crudele, crudevolissimo direi. D'accordo, d'accordo, come volete. Se non vi interessa la nostra immensa conoscenza, noi ce ne andiamo. Ah, va bene, grazie. Sì, lo so come... Sì... Ci sono i martelli. Ciao, eh. E qui sotto... Ah no, qui c'è la via per proseguire. Allora io vado un attimo qui, eh. Ah, questi niente. Ah. Vabbè, per la battaglia non mi serve sapere come usarli, perché lo so. Ho fatto anche nello scorso episodio una battaglia con martello. Luigi, sei pronto, fratello? Lavoro di squadra. Ah, e qui è dove siamo partiti. Facci picchia, però non è facile così. Come faccio a farla apparire quella se il Bu se ne va appena lo guardo? Forse non è ancora il momento qui. Ci tornerò in un altro momento. Forse con la trivella? Quando imparo la trivella per scavare i fagioli. Qui anche non si può andare. Allora scendiamo. Questi non si può saltare in testa perché ti fanno male. Hanno gli spini. Ma la strega sogghigno, sbaglio, è già arrivata qui. C'è quella pianta dietro che non è proprio naturale, direi. Wow, niente esperienza. Mitico. Che è successo qui? Ah, devo scendere di là? Ah, ok, si scende qui. Eccolo là, è sogghigno. Ridacci sua malignità, Bowser. Va bene, Goomba, stai buono. Ma arriviamo pure noi. Mentre Mario e Luigi continuano la loro avventura, ce n'è anche un'altra che ha il suo inizio poco lontano. La storia degli scagnozzi di Bowser. Va bene, la vedremo magari in un altro momento. Montagna Tritaria e Bosco? A Borgo di Fagiolani, ho detto bosco. Oh cielo, ma questo albero... Che... Cos'era questo? Preso! Wow! Beccati questo. Ah, devo saltare all'ultimo, ok. Ha senso. Ah, devo ancora provare gli altri jeans che ho preso prima.
Beh, velocissimo, Tato. Sei buono però, che mo arriva il martellaccio. Oh, cosa c'è qui? Ah, che strano. E qui sotto, di qua ancora non possiamo andarci, forse dall'altra parte. Però prima di proseguire, qui c'è la fagiolo, vabbè, la strega sogghigno ha trasformato. E qua ancora nulla. Salve, quest'area è chiusa a causa di un'emergenza, state indietro. Va bene, me ne vado allora. Proseguo per di qua. Mi sa che siamo arrivati, non manca molto. No, anche di qua niente. E vabbè. Ah, ma da qui si entra, certo. No, dai, questo è rotto, dai. Tanto Mario, un nuovo livello. In difesa. Anche Luigi non perde tempo e sale di livello. Lui con la difesa è messo molto meglio di Mario, quindi gli diamo in attacco. È un punto solo, sì, purtroppo non possono salire di tanto ogni livello. Bene, ho cambiato anche i loro indumenti, questi sono un pochino più forti o più protetti a seconda dei casi. Borgo di Fagiolandia e Cantina Ghigno. Come sarebbe Borgo? Borgo di Fagiolandia, Cantina Ghigno. Ma che succede, ragazzi? Cioè, sapevo che eravamo un po' nei casini, ma non così tanto. Oi! Della nuova musica. Cosa? Ho ottenuto della nuova musica. Wow, questa non la sapevo. Comunque. Allora, la mappa mi dice, no? Che devo andare per di qua. Ah, qua è aperto. Ok, andiamo allora a Borgo di Fagiolandia. È molto utile la mappa. La città è stata attaccata. Guardate com'è ridotta. Ai 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 ai. Basta, fermiamo lo scempio. Hanno attaccato durante l'assenza dei soldati che erano in cerca del principe. Ora, so che è un momento difficile, ma un negozio aperto esiste? No, vorrei giusto così sapere. A titolo puramente informativo. Il castello di Fagiolandia a nord. Pare che là siano nascosti i pezzi del fagiolo stella. Se la strega Ghignard riuscisse a entrarne in possesso, sono guai seri. Ma perché non usate questo cuore che ricarica tutto? Ah, questo è aperto però. Questo negozio è l'unico rimasto aperto. Io scherzavo. Oh cielo. Benvenuti nella mia disordinata bottega degli strumenti provvisoria. Con la città in questo stato rimarrò qui solo fino a quando ci saranno abbastanza clienti. Qual buon vento vi porta? Strumenti che abbiamo. Biscotto Bu non fa subire danni per un breve tempo. Cura le alterazioni di stato, ne prenderei una decina? Ma così, tanto per, eh? Tanto abbastanza... Un paio di biscotti Bu li compro, eh? Però questi qui ne ho a sufficienza, quindi non compro niente, signora. E lei, buon uomo? È un laboratorio di alta moda? Che non ha niente al momento. Va bene, va bene. È un momento difficile, quindi non vi do altro disturbo. La strega Ghignard è andata in direzione del castello. La regina Fagiolona è in pericolo. Fagiolona, questo nome non mi sconfinfera. Bisogna ricostruire la città più presto. Va bene. Allur, io vado al castello ora. Giusto? Beh.
La situazione non è delle migliori. Fermi voi altri, fermi! Non potete certo entrare. La città è stata attaccata e probabilmente fra poco lo sarà anche il castello. Lady Chae ci ha detto di non lasciare entrare nessuno. E poi chi siete? Qual è il motivo della visita? Cosa? Tu sei il famoso Mario! Cosa? E tu sei il celebre Luigi! Chi è Luigi? Non lo so. Se sei davvero il famoso Mario del Regno dei Funghi, dimostracelo! Con quel salto. Ah, certo! Questo è Mario? Non ne sono certo. Comunque, voi due, Mario e Luca, Luigi, cosa venite a fare a castello? Ah, sì! Hai capito? Assolutamente no! Non importa. Comunque sia, non potete entrare. Andate via, subito! Quella non è la rosa del principe fagiolino, ma siete i suoi amici! Beh, ripensandoci, forse dovremmo farli entrare. Insomma, con quella rosa e il vostro aspetto buffo, vi accordiamo il permesso di entrare. Davvero buffi. Io farei un cambio di guardie, eh. Oi oi. Sei un carro armato quello. Ah, di qua non si può andare. Di qua non c'è niente. Allora andiamo sopra. A quanto pare la regina qua ha già riaddobbato a dovere. Oso scendere? Eh sì, oso. Guarda, signor Mario, signor Luigi. Io sono Lady Cecia, prima donna del castello. I guardiani mi hanno detto di voi. Siete davvero Mario e Luigi, fratelli più famosi del mondo? Sicuramente salti del genere li possono fare solo Mario e Luigi. Cosa? Cosa mi suol dire? Si parli a voce più alta! Che confusione! Si parla a voce più bassa! La città è in rovina. Anche il castello è sottoposto ad una severa vigilanza. La cautela non è mai troppa quando due come voi vogliono incontrare la regina. In qualità di sua servitrice vi impedisco di vederla per il bene della mia signora. Ascoltate bene! Se siete davvero Mario e Luigi, dimostratelo riparando l'acquedotto del castello. Se lo aggiusterete per bene, mi farò incontrare la regina. Bene, vediamo come lavorano i due idraulici più famosi al mondo. Beh, amici miei, direi che per questo episodio terminiamo l'avventura qui. Nel prossimo vedremo di aggiustare questi acquedotti. E anche se Mario e Luigi non operano più come idraulici da molto tempo ormai, ma non importa, l'arte si impara e poi si mette da parte. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi sui miei social e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!